Sono grato a Cerignola Viva per questa occasione. Per la verità ho rilasciato qualche minuto fa anche una intervista alla Gazzetta, ma posso ribadire le cose che ho già detto a Gennaro Balzano. Il problema della puzza Cerignola è un problema antico e dipende dal fatto che il depuratore delle acque reflue a servizio della città di Cerignola era un depuratore insufficiente. In più si aggiungevano a questa situazione di insufficienza gli scarichi abusivi. Dovete sapere che Cerignola, essendo il terzo agro più esteso d'Italia, ha una miriade di aziende che trasformano i prodotti agricoli. Alcune di queste, invece di depurare le acque e di affrontare le spese necessarie per uno scarico legittimo, che cosa fanno? Per risparmiare, buttano tutto nella fogna. Ovviamente, quando arrivano questi scarichi a un depuratore che non era adeguato, e non è adeguato perché era troppo insufficiente rispetto alle esigenze della città, si crea il fenomeno della puzza. Come si risolve questo problema? Noi abbiamo ottenuto che l'acquedotto pugliese iniziasse i lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione. Sono cominciati 8 mesi fa, finiranno fra 10 mesi. Quando saranno terminati, Cerignola avrà l'impianto di depurazione più moderno di tutta la regione Puglia. La spesa prevista per questo impianto è di 11 milioni di euro, quindi fra un anno il problema sarà risolto attraverso il potenziamento dell'impianto di depurazione. Nel frattempo purtroppo queste aziende continuano a fare questi scarichi abusivi. Quindi le strade sono due. Primo, potenziare il depuratore, e lo stiamo facendo con l'acquedotto pugliese. Lo sta facendo l'acquedotto pugliese dietro nostro stimolo e nostra pressione, perché il depuratore è di proprietà ed è in gestione all'acquedotto pugliese. Per quanto riguarda gli scarichi abusivi, abbiamo fatto numerose denunce. Queste denunce sono frutto anche di accertamenti effettuati dai vigili urbani. Quello che io posso dire ai cittadini è che a seguito di queste denunce ci sono 2 indagini della Procura della Repubblica di Foggia affidate, una ai NUE, l'altra al Corpo Forestale dello Stato. Le indagini sono difficili. Perché sono difficili? Perché questi scarichi abusivi e illegittimi non avvengono alla luce del sole e non avvengono nemmeno negli spazi pubblici. Ci sono aziende che dietro il muro di cinta hanno creato delle caditoie attraverso le quali scaricano nella fogna ciò che non dovrebbe essere scaricato nella fogna. Quindi, come comprendete, è difficile individuare quali siano i responsabili di questi scarichi abusivi e in particolare questa indagine compete alla magistratura e compete agli organi dello Stato che vi ho citato. Quello che posso dire in pubblico è che le indagini sono in corso, sono a buon punto, sono difficilissime per le ragioni che vi ho raccontato, ma noi speriamo che prima o poi o i nuovi o il Corpo Forestale riesca ad arrestare qualcuno e a sequestrare e mi auguro confiscare l'azienda che opera questi scarichi abusivi. Dopodiché, se c'è qualche scienziato che sa come risolvere il problema, noi siamo a disposizione per ricevere delle proposte. Io vi inviterei invece a diffidare degli arruffapopolo che non perdono occasione per scatenare manifestazioni, proteste, panico
siamo tranquilli, Cerignola non è la terra dei fuochi, questa puzza non viene da un inquinamento che è nocivo per la salute, è una puzza, la puzza proviene dal depuratore, vi ho spiegato quali sono le ragioni. I rimedi, alcuni accertamenti, alcune indagini che sono in corso e i lavori di potenziamento del depuratore. Concludo ricordando che il depuratore viene potenziato ma deve continuare ad essere in funzione. Questo provoca un'altra complicazione perché nel corso dei lavori non si può sospendere l'attività di depurazione, che però viene influenzata negativamente dai lavori in corso. L'amministrazione si occupa di questi lavori, li ho inaugurati io. Al primo collaudo del primo step di lavori ha partecipato il sindaco di Cerignola, che ha constatato sia come procedono i lavori sia il tempo dei lavori. Siamo 2 mesi in vantaggio rispetto al programma, al cronoprogramma dell'intervento. Altro questa amministrazione non può fare. E allora, se qualcuno si vuole togliere il divertimento di tenere un microfono in mano e farsi vedere, agitarsi, eccetera, eccetera, io non ci posso fare nulla. Quello che sono certo è che stiamo lavorando, stiamo risolvendo il problema. Se qualcuno ha un elicottero per spruzzare profumo su Cerignola, ce lo metta a disposizione. Per il resto, la strada intrapresa dall'amministrazione è l'unica possibile ed è l'unica che porterà alla fine il risultato. Se c'è qualche mago su lì che è capace di risolvere il problema in una settimana, si faccia avanti che noi siamo pronti ad imparare da lui. Per il resto la situazione è questa e l'unica strada che ha l'amministrazione è quella che ha già intrapreso. Altro non esiste e diffidate da coloro che strumentalizzano i problemi per farsi un buco. Tra l'altro di inutile pubblicità perché tanto alle elezioni sempre 32 voti prenderanno. Grazie a tutti.